E ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi vi mostro come poter aggiornare la propria edizione di Windows 10. Nel mio caso ho preinstallato sul PC la home e vorrei aggiornare tramite l'inserimento di una chiave di licenza all'edizione Enterprise, visto che presenta funzionalità aggiuntive. Il percorso più veloce è attraverso l'app Impostazioni. Una volta giunti alla voce Attivazione, basterà cliccare sull'apposito testo per poter immettere la key valida per l'edizione desiderata. Una volta fatto ciò, non ci resta che salvare i lavori in esecuzione, chiudere tutte le app e cliccare su Start. La conversione durerà diversi minuti in base al vostro hardware. Una volta terminata, possiamo verificare l'aggiornamento dell'edizione sempre attraverso l'app Impostazioni, oppure da altre vie secondarie come il pannello di controllo o programmi di terze parti. Naturalmente dovreste aggiornare in base alle vostre esigenze, nel mio caso la necessità di utilizzare Windows 10 Enterprise per vari motivi che non sto ad elencare. Ecco, giusto per farvi capire che è inutile comprare una licenza in più se poi non si utilizzano queste funzionalità. Se non trovate delle chiavi di licenza economiche, vi consiglio di visitare questo sito che ho recensito diverso tempo fa, dove con pochi euro potete aggiornare liberamente l'edizione del vostro Windows. Per questo argomento è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video.